Tele4, buongiorno, benvenuti al quarto d'ora che anticipa il telegiornale delle 13:20. È collegata con noi da Monfalcone, il sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisint. Buongiorno sindaco. Buongiorno, buongiorno a lei e agli ascoltatori. Come sta? Tutto molto bene, grazie. Ok, noi oggi parliamo del carnevale di Monfalcone, carnevale che è una, come si dice, una tradizione sentitissima, fra l'altro c'è anche il discorso di Sior Anzoletto, insomma sappiamo che c'è tutta una serie di manifestazioni principali e correlate di grande importanza e soprattutto di grande seguito. Intanto, ci sono delle particolarità, signor sindaco, per questa edizione? Ma allora, intanto, il carnevale a Monfalcone è un momento veramente molto importante e noi lo viviamo con grande affetto e la conferma dell'importanza delle nostre tradizioni, del nostro essere monfalconesi, perché il carnevale a Monfalcone ha una storia veramente importante. Siamo alla edizione 140 e abbiamo una grande novità quest'anno, perché la cantada, che è sempre stata diretta, diciamo, da Sior Anzoletto, in particolare per tanti anni da Orlando Manfrini, cambia e passa di testimone. Quindi il carnevale 2024 avrà un nuovo Sior Anzoletto. Per noi è veramente molto importante. Pensate che Orlando Manfrini, a cui vogliamo tutti molto bene e che ringrazio a nome di tutta la nostra comunità e non solo, ha saputo trasferire con intelligenza e con grande capacità e umanità per tanti anni questi importanti concetti sulla Magna d'Ora. La Magna d'Ora siamo noi, coloro che governano, e Orlando Manfrini, che quest'anno per raggiunti limiti di età ha scelto di non essere più protagonista di Sior Anzoletto, ha ceduto il passo e quindi abbiamo presentato il nuovo Sior Anzoletto, che è una persona sempre del territorio, con un grande amore per la nostra storia, le nostre radici, le nostre tradizioni, che si chiama Franco Ongaro. Quindi dal carnevale 2024 Sior Anzoletto e Franco Ongaro. Però il carnevale è sicuramente molto la cantada, che si svolgerà martedì dell'ultimo giorno di carnevale in piazza Monfalcone, e anche molto altro. Dall'8, momento in cui il sindaco consegnerà le chiavi della città a Sior Carnevale, spero di riposarmi un pochino, nel frattempo dall'8 al 13, dal momento in cui consegno le chiavi, la città sarà del signor Carnevale. Quindi questa è la prima bella cosa, tutti i monfalconesi la vivono con grande partecipazione e sono previsti davvero tanti eventi. Dall'8 al 13 ogni giorno in piazza, ma ovunque, avremo la presenza di attività per i bambini, la cavalchina dei putei, insomma veramente iniziative belle che sono già partite anche con le giostre, con le frittelle, e che saranno allietate da professionisti appunto dell'allietamento. Tra l'altro chiedo scusa al signor sindaco, le immagini che stiamo vedendo in sottofondo, diciamo così, si riferiscono ad alcune edizioni passate del Carnevale di Monfalcone, una precisazione insomma per i nostri telespettatori. Prego, sì, signor sindaco. Sì, dalla terrazza del municipio, infatti anche quest'anno Sior Anzoletto e il notaio Postir saranno presenti qui in municipio, sulla terrazza da dove avete fatto le riprese, e con la banda, che comunque ha un suo repertorio molto importante, che già comincerà a suonare qualche giorno prima nei vari rioni, e appunto racconterà tutta la cantada, e probabilmente saremo lì anche a riflettere su molti degli errori che in maniera satirica ci verranno rappresentati. Io l'ho interrotta prima, il sindaco stava spiegando appunto altri appuntamenti, diciamo così, collaterali. Sì, sì, e molti gli appuntamenti che sono ovviamente reperibili tutti sui nostri social, eccetera, però sottolineo questo dei bambini, la cavalchina dei bambini di sabato, e poi il 10 dalle 10:30 ci sarà anche una bella passeggiata culturale
nelle zone centrali che abbiamo anche inaugurato da poco, ad esempio quella del municipio, qui sotto c'è un museo molto bello, molto significativo, accompagnati da una guida davvero molto preparata, ci sarà la possibilità di vivere la parte culturale, compresa la galleria dove c'è ancora la mostra, ma molti altri siti, le mura, il percorso delle mura del centro storico, ad esempio, e quindi siete tutti invitati. Si terminerà questa mattinata con la crostolada, ovvero tutti i partecipanti potranno qui sotto in municipio, sperando che il tempo sia bello, lo faremo fuori, se il tempo non sarà bello la crostolada verrà nell'atrio del municipio, vivere questo momento di allegria. Poi martedì ovviamente la grande sfilata dei carri, che a partire dalle 14 impegnerà tutti, perché quasi, ogni anno arrivano veramente migliaia e migliaia di persone, giustamente, a vivere questa emozione del passaggio dei carri, di questi artisti che riescono a realizzare opere davvero veramente importanti, molto intelligenti e con l'allegria del passaggio degli stessi, con la musica, poi con la graduatoria per chi vincerà, ma il significato è questo momento bellissimo di giorni in cui noi viviamo allegria, spensieratezza, coriandoli e, perché no, aspetti culinari, perché anche quest'anno è stata riconfermata la iniziativa Maniemo Fora de Casa. Quindi ci sono dei locali che hanno dei piatti a tema, dei menù a tema e che offrono in maniera, diciamo, diversa l'uno dall'altro, la possibilità di godere anche dal punto di vista culinario dei menù più classici del carnevale monfalconese di tutto il territorio, perché poi un carnevale a Monfalcone è un carnevale del territorio, non è il carnevale solo della città, ovviamente. Senta Sindaco, il corso dei carri, eccetera, è a... Come dire, è un concorso, ci sono poi anche dei vincitori o è meramente una sfilata? È una sfilata con una graduatoria e ci sarà chi avrà vinto, caro vincitore, ci saranno anche i gruppi che avranno vinti. Se non sbaglio sono 16 i carri quest'anno, 2 di più dello scorso anno, che erano già, alcuni erano veramente bellissimi. E pensate che addirittura durante il Covid noi avevamo, vedete queste immagini, sì, credo sia del 2021, nel periodo Covid, e avevamo, perché c'è questo amore per il percorso, diciamo, carnevalesco, avevamo confermato, non potendo fare la sfilata per i motivi che ricordiamo, noi avevamo confermato la possibilità addirittura di poter vivere i carri statici, no? In maniera da poter guardare anche, perché quelli che realizzano queste opere sono davvero molto bravi, quindi all'epoca li avevamo in piazza fermi. Partirà alle 2 la sfilata e poi penso che entro le 4:30 avremo il vincitore, come avremo anche il gruppo sarà il gruppo più numeroso, il gruppo più bello, il gruppo più significativo. E nel frattempo però aspettiamo le famiglie, i bambini, tutte le mascherine in piazza, dove per tutto questo periodo ci sarà la possibilità anche di divertirsi con dei giochi. Ci saranno il trucca bambini, il canta, carnevale, insomma davvero tante iniziative, la bottega dei sogni, tante iniziative per tutti i gusti, ecco. E quindi colgo anche l'occasione per dire che mandiamo un bacio affettuoso a Orlando Manfrini e auguriamo di diventare così popolare anche al nuovo Sio Ranzoletto, che avrà la sua prima moglie, Sio Ranzoletto Postier XIII, che durante il carnevale, il martedì grasso, ci presenterà la sua prima moglie. Di solito è il municipio, no? Che viene presentata anche la prima moglie, sì, se non mi sbaglio. Una volta sono venuto giro con questa bella macchina assieme al notaio, fanno il giro, si fermano, mangiano, bevono, raccontano, chiacchierano, cantano. La sera prima a Panzano, cioè aspettando carnevale, e anche lì la festa, la banda, le canzoni, bisiacche, e poi arrivano in piazza, scendono, salgono in municipio
lì c'è il testamento di Sior Angioletto, sì, questo mi ricordo. Dove oltre a presentare la moglie anche presenta, che per la prima volta, quello che è il suo testamento per quell'anno. Senta, sindaco, si aspetta anche di essere immortalata in qualche carro, eccetera, o non è tradizione? No, allora io penso che i carri volano più alto rispetto all'idea del sindaco di Monfalcone, però le devo dire che la Cantada, cioè quel giornale che abbiamo presentato ieri e che adesso da oggi mi pare sia nelle edicole ed è fatto veramente molto bene, anche perché è costruito dai professionisti locali ma anche dai non professionisti. Ci sono le vignette, ci sono veramente, c'è una satira non volgare, molto bella e costruita anche da ragazzi molto bravi, fumettisti che abbiamo al laboratorio del Centro Giovani, quindi lì sono stata immortalata. Ok, senta signor sindaco, abbiamo ancora 4 minuti, volevo soffermarmi su una cosa uscendo un po' dal discorso carnevale, ma neanche tanto, perché insomma questo è un appuntamento che si inserisce fra le manifestazioni culturali di Monfalcone. Adesso non per, ma insomma è indubbio che da qualche tempo a questa parte, anche da questo punto di vista, insomma Monfalcone si sta prendendo un posto notevole, insomma. Io parlo soprattutto per averle viste, chiedo scusa, delle mostre che si possono vedere alla Galleria d'Arte Contemporanea. E poi sappiamo appunto che c'è tutta una serie di iniziative in tal senso, cioè se da un lato anche, diciamo così, nell'immaginario popolare e anche per definizione, no, Monfalcone è la città dei cantieri, eccetera, 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 però c'è da dire che a passi magari piccoli ma misurati, anche dal punto di vista culturale, nel senso, come posso dire, stretto del termine, non vi fate mancare niente. La ringrazio per questa domanda. 3 cose. La prima, noi non siamo solo la città dei cantieri, ma con i cantieri, perché in questi anni abbiamo veramente lavorato molto per diversificare le offerte produttive. Mi riferisco a ciò che il porto in questi anni è riuscito a garantire anche a livelli occupazionali, ma anche nell'indotto della portualità. Mi riferisco alla nautica. Grazie alla regione che ha capito l'importanza, ad esempio, degli approfondimenti, noi viviamo una stagione d'oro per quanto riguarda la nautica, dal punto di vista sia industriale, con la presenza di aziende molto importanti come la Montecarlo Yacht, come la Alfa Yacht, sì, ma anche dal punto di vista artigianale. E poi i servizi, molto importanti sia per la parte, diciamo, del litorale, quindi la parte marina, spiaggia, per quanto riguarda lo sport, la Red Bull che ha investito e che lancerà a breve i suoi prodotti. Quindi noi siamo la città con i cantieri che ha capito che può crescere solo se riesce ad avere su questi aspetti delle opportunità importanti. I servizi, la cultura è un volano importantissimo. La cultura garantisce la possibilità di volare alto, di poter anche ottenere delle occupazioni che sono di un livello un tantino più elevato rispetto ad altre questioni che noi talvolta affrontiamo. Quindi, per dirle, la mia grande soddisfazione è che attraverso anche delle scelte di investimento che abbiamo fatto in questi anni ci siano dei gruppi di ragazzi ormai diventati uomini e donne che in questi anni si sono professionalizzati e noi possiamo utilizzare la loro professionalità non solo in galleria, dove ancora oggi c'è una bellissima mostra e sono già programmate altre importanti mostre e siamo diventati un punto di riferimento in Friuli Venezia Giulia e direi meritatamente, ma anche perché le strutture, le infrastrutture ormai sono conosciute. Mi riferisco al Museo della Cantieristica, mi riferisco a questo museo medievale che sta diventando un must veramente molto bello e consente un percorso anche culturale
importante, e per non dimenticare che poi abbiamo degli accordi anche con altri comuni come la Proloco di Fogliano, il comune di Fogliano, perché dalla Rocca parte il percorso della Grande Guerra, che è il più lungo d'Italia. Quindi noi abbiamo ragionato su più livelli, la cultura offerta grazie a iniziative importanti di livello come questa delle mostre, che però va abbinata e integrata con un'offerta culturale che può diventare anche assieme nei rapporti, diciamo, che abbiamo anche con altri comuni come il comune di Aquileia, che può diventare strutturata nel tempo. Ecco, quindi questo ci ha consentito anche di crescere dal punto di vista delle presenze anche turistiche. Siamo un comune che attualmente certamente vive tante situazioni molto complesse, ma che ha incrementato ad esempio il livello della presenza turistica sia marittima, estiva, nautica del litorale, ma anche grazie a quello che dicevo, la presenza non soltanto da comuni limitrofi, ma anche da zone diverse del Friuli Venezia Giulia e non solo, come accade ad esempio nel periodo in cui anche quest'anno regaleremo quei giorni, 4 mi sembra che siano, per il Festival Geografie ad esempio. Ecco, quindi noi abbiamo investito e stiamo investendo, e le dirò, investiremo sempre di più in cultura, perché proprio se una città ha questo tipo di situazioni difficili deve guardare oltre, e la cultura offre spazi, occasioni, crescite, ma anche offre diciamo possibilità di rimanere ancorati ai propri alle proprie radici, alle proprie tradizioni, riuscendo a crescere e a offrire livelli occupazionali anche questi importanti per il futuro della nostra città. Grazie sindaco, buon lavoro. Grazie e buona giornata. Grazie al sindaco Cisinta, andiamo in pubblicità e poi il telegiornale delle 13:20. Grazie. Buongiorno telespettatori di Tele4, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale che si apre con la cronaca. Siamo infatti collegati con Gianluca Paladin per le ultime, insomma, per gli aggiornamenti in seguito all'incidente sul lavoro che è capitato in l'incidente è capitato il 17 gennaio scorso, però è notizia di ieri del decesso dell'operaio 46enne che era rimasto gravemente ferito dopo essere caduto da una scala, stava eseguendo lavori di manutenzione all'interno del poligono di tiro del 13° Reggimento Carabinieri Friuli Venezia Giulia a Gorizia. A te Gianluca, buongiorno. Sì, grazie Umberto, buongiorno. Esattamente così, purtroppo il dramma di quello che di fatto è un vero e proprio incidente sul lavoro. Purtroppo dopo 13 giorni di agonia non ce l'ha fatta Roberto Conci ed è spirato all'ospedale, dopo appunto che i medici avevano davvero cercato di fare di tutto per recuperare la sua situazione troppo grave, i danni subiti alla testa dopo quella brutta caduta al poligono di tiro dei Carabinieri di Gorizia presso il 13° Reggimento Friuli Venezia Giulia. Infatti poi adesso vedrete anche le immagini proprio di dove siamo, da Gorizia. Ebbene, tutto era successo appunto quel 17 gennaio scorso. Subito si era attivata la Polizia di Stato, immediatamente anche Asugi aveva mosso i primi passi con il servizio prevenzione per vederci chiaro. Adesso è tutto in mano alla Procura, perché sono state espletate le prime pratiche di questo incidente e la Asugi ha fatto pervenire al tavolo del procuratore tutto ciò che ha evidenziato in questa prima in fase dell'indagine, in questa prima analisi di quello che appunto è di fatto un incidente sul lavoro. Roberto stava
stava lavorando a delle manutenzioni sulle sagome del poligono di tiro dei carabinieri quando è caduto sbattendo violentemente la testa. Il volo, il subito il trasporto in ospedale a Gorizia quel 17 gennaio, poi il volo per portarlo a Cattinara con l'elicottero, e da lì per quasi 2 settimane è rimasto in attesa. Eravamo in attesa ovviamente degli aggiornamenti, purtroppo sono arrivati e sono stati i peggiori quando ieri abbiamo appreso la notizia del suo decesso. È tutto in mano alla procura di Gorizia, dicevamo, dopo questo incidente che di fatto è capitato sul lavoro. Per ora questi sono gli aggiornamenti, Umberto. Ovviamente maggiori informazioni sul servizio di Tele4, l'aggiornamento di questa sera al nostro telegiornale. A te. Grazie Gianluca. Adesso cambiamo pagina, parliamo di porto. Perché primo scalo in Italia, il porto di Trieste gestirà direttamente i binari della ferrovia al proprio interno. È arrivato in Fisa. Delle ferrovie e delle infrastrutture stradali alla gestione dei binari del porto Franco Nuovo di Trieste da parte dello scalo Giuliano. L'autorità di sistema portuale del mare Adriatico orientale, dopo aver toccato il record di oltre 12.000 treni gestiti nel 2023 all'interno del network logistico, ha acquisito dall'ANS Fisa l'autorizzazione di sicurezza per gli impianti ferroviari. Si tratta del primo porto in Italia, spiega l'autority, ad aver ottenuto tale certificazione, che attesta l'implementazione di un sistema di coordinamento della sicurezza specifico che consenta, a seguito di un'analisi del rischio, il controllo in sicurezza di tutti i processi e di tutte le attività proprie del gestore infrastruttura ferroviario. Trieste inoltre, riporta una nota, è stata anche l'unica autorità di sistema ad aver creato nel 2018 una direzione dedicata alle infrastrutture ferroviarie, che ha avviato specifici percorsi abilitativi per il personale e controllo sia dell'infrastruttura che della circolazione ferroviaria in ambito portuale, con l'obiettivo di consolidare il ruolo dell'autorità per tutti gli aspetti inerenti alla ferrovia. Tramite l'istituzione di questa specifica unità, conclude la nota dell'autorità portuale, essa ha potuto assumere attivamente il ruolo di coordinatore del sistema ferroviario portuale, ciò che ha consentito di aumentare la sicurezza delle manovre, ridurre le inefficienze e contribuire al raggiungimento di performance assolute nel settore intermodale, anche in termini di sostenibilità, con il 54% dei container indirizzati via ferrovia. L'assessore regionale alle infrastrutture Cristina Mirante ha incontrato i vertici di HHLA Italy, la società che gestisce la piattaforma logistica. Grazie ad essa, ha commentato, Trieste sarà sempre più al centro delle connessioni con i mercati dell'Est. Lo sviluppo della piattaforma logistica e la progressiva messa in sicurezza ambientale dell'area dell'ex ferriera sono investimenti grazie a cui Trieste ha l'opportunità di assumere sempre maggior centralità nel connettere i paesi del Far East con i mercati del centro-est Europa e di porsi in prima linea nella rivoluzione della logistica verde in Europa. Lo ha dichiarato l'assessore regionale alle infrastrutture e territorio Cristina Amirante dopo un incontro con i rappresentanti di HHLA PLT Italy. La società tricolore dell'omonimo gruppo tedesco gestisce la piattaforma logistica di Trieste, ricevendo lo scorso giugno una proroga della concessione fino al 2064, e ha recentemente rilevato la Newco Logistica Giuliana, sorta a sua volta nell'ambito dell'accordo di programma per la messa in sicurezza ambientale dell'area dell'ex ferriera di Servola. La realizzazione della piattaforma logistica è stata avviata nel 2015. Complessivamente HHLA ha previsto su Trieste un pacchetto di investimenti per un valore stimato pari a 5 milioni e 900 mila euro, di cui parte già realizzati e parte di prossima realizzazione. In particolare è prevista la progettazione di un terminal all'avanguardia presso il Molo Ottavo, che porterà alla creazione di 700 nuovi posti di lavoro, con cui l'azienda punta a ridurre fino a 18 milioni di tonnellate le emissioni di CO2 attraverso l'utilizzo di alti standard di tecnologie innovative e sostenibili. Ci colleghiamo, comunicazione di servizio anche per la regia, ci colleghiamo subito con la sala operativa della Polizia Locale. Buongiorno a chi è in linea per noi da Palazzo San Sebastiano. Buongiorno, buongiorno commissario De Grassi, le cedo subito la linea. Sì, buongiorno a tutti, nuovamente mattinata come sempre
come spesso movimentata, c'è stato un incidente verso le 8:10 in strada per Varsovia con feriti, per fortuna niente di grave, auto e moto coinvolti. Abbiamo dovuto chiudere per circa 30 minuti il tratto interessato dal sinistro per effettuare tutti i rilievi. In giornata anche altri piccoli incidenti, come spesso accade, vari interventi per rimozioni, comunque le chiamate non mancano. Devo segnalare un restringimento di carreggiata in via di Servola, angolo via Giardini, per uno scavo urgente acqua degli Acegas. Notizia per domani invece, aprirà o dovrebbe... Il semaforo. Ufficialmente il semaforo, il funzionamento del semaforo della via Crispi all'intersezione con la via Rossetti, che al momento è a lampeggio, perciò okay. Come avevo già detto giorni fa, attenzione soprattutto quelli che salgono la Crispi, non c'è più il dare precedenza, ma devono stare attenti se sia proiettata luce verde o rossa. Detto questo, io non avrei altre cose di particolare da dire. Grazie commissario, buona giornata e buon lavoro. Parimenti a tutti voi. Allora, l'incidente a cui faceva riferimento il commissario De Grassi si è verificato all'altezza della cava Facanoni. Una moto BMW ha centrato un Apollo mentre quest'ultima stava effettuando manovra di svolta verso la cava. La moto ha tentato in quel momento il sorpasso centrando il mezzo a quattro ruote. È ferito il Centauro, trasportato a Catinara, gravi danni ad entrambi i mezzi, senso unico alternato, istituito per circa un'ora appunto dalla polizia locale per permettere i rilievi. Comune e Plastic Free assieme contro l'abbandono di rifiuti. Oggi la stipula dell'accordo che vedrà Palazzo Sipario a fianco dell'associazione. Lo spirito di tanti giovani che sentono nel cuore, che hanno la volontà di contribuire con piccole azioni al mantenimento, oltre che del decoro, anche di una salubrità ambientale, quindi con la raccolta e con diverse iniziative di raccolta che organizzano periodicamente nel nostro territorio. Il Comune di Trieste ha sottoscritto stamani un protocollo d'intesa con Plastic Free. L'organizzazione di volontariato sorta nel 2019 si propone di contrastare l'inquinamento da plastica. E col sostegno di Palazzo Sipario intensificherà le iniziative di raccolta di plastica e rifiuti non pericolosi abbandonati nelle aree pubbliche. Noi adesso stiamo facendo tanti clean up, quindi sicuramente sarà un clean up in una zona segnalata da qualche insomma, cittadino che quindi presenta della sporcizia, e vorremmo, quello che vorremmo poi in futuro, è inserirci anche nelle scuole e quindi attuare quello che è un processo di prevenzione e sensibilizzazione con i ragazzi. Inoltre, Plastic Free sensibilizzerà i triestini al problema anche attraverso stand, passeggiate ecologiche e turistiche, ma anche segnalando, grazie ai social, quelle zone del territorio che necessitassero una maggiore salvaguardia. L'organizzazione, fra l'altro, può contare su una rete notevole di collaborazioni con realtà quali il Collegio Fonda o gruppi di studenti Erasmus, ma non solo. Poi abbiamo collaborato anche con delle realtà di persone invece più avanti con l'età. Abbiamo avuto il piacere di avere ospiti durante le nostre raccolte i membri dell'ANLA, che è l'Associazione Nazionale Lavoratori Anziani. Ma non solo, all'ultima raccolta hanno partecipato anche dei volontarosi ragazzi appartenenti alla cooperativa Sant'Angela Merici, che si sono messi in gioco e hanno raccolto con noi numerosi rifiuti anche voluminosi. L'impegno si estende, quello dell'amministrazione, anche del gestore dei rifiuti, anche ovviamente al recupero degli abbandoni in giro per la città, che purtroppo hanno un rilevante costo per tutta la collettività. Nel 2023, è stato sottolineato durante la snella conferenza stampa che ha preceduto la firma dell'intesa, il Comune ha speso quasi 500.000 euro per il recupero dei rifiuti abbandonati. Oltre 30.000 sono stati gli interventi di recupero su segnalazione dei cittadini, laddove le autosegnalazioni da parte di personale di Acegas con relativi prelievi sono state oltre 85.000. Le zone dove si abbandona il numero maggiore di rifiuti sono quelle della quinta e della settima circoscrizione. Parliamo adesso della Bavisela di Carnevale, un nuovo appuntamento che è stato presentato questa mattina, sempre, chiedo scusa, abbiate pazienza, sempre nel Palazzo del Municipio. Lo ha seguito Bernardo Gullotta, adesso ci racconta tutto.
Una corsa in maschera in centro città per festeggiare i 30 anni del Carnevale triestino. L'API di Miramar e il Comune di Trieste hanno presentato oggi la novità che apre la settimana di Carnevale e che consiste in una corsa non competitiva domenica 4 febbraio che vuole essere una festa e un momento di sport allo stesso tempo. Partenza alle 10 da Piazza Unità, che è anche punto di arrivo dopo il giro di boa a ridosso del centro commerciale Il Giulia. Un nuovo format che stiamo evolvendo in questo nuovo periodo, in questa nuova tappa, diciamo che dopo quella di Natale è stata bellissima, 800 persone in Piazza Unità, ci proponiamo adesso con quella di Carnevale. Diciamo che la cosa più importante per noi era unire un po' queste due manifestazioni storiche e tradizionali di Trieste, quindi da una parte la Vavisella che la corrono in tanti da tanti anni e dall'altra parte il Carnevale. Si parte da Piazza Unità, faremo un pezzo delle rive e poi il canale e prendiamo subito il viale, quindi andata e ritorno per il viale, praticamente il giro è al centro commerciale Giulia dove ci sarà un piccolo ristoro e poi si ritorna allo stesso percorso, finisce comunque tutto in piazza Unità. 300 gli iscritti alla corsa resa possibile con la collaborazione della ASD Trieste Atletica APS e sponsorizzata dal negozio sportivo Trisport. L'evento si inserisce nel nutrito compendio di attività sportive, vedi la Bavisella di Natale, che coniugano lo sport e gli eventi tradizionali cittadini. Questa è una bellissima iniziativa che abbiamo sposato come Comune di Trieste perché ci permette di coniugare lo sport, un evento sportivo, un momento di festa, ovvero l'avvio del Carnevale. Quindi si tratta della Bavisella di Carnevale che si terrà il 4 febbraio nel centro cittadino, una manifestazione sportiva aperta a tutti, quindi anche a famiglie, a passeggini, a bambini. Ciò che conta è essere mascherati, quindi un momento di festa che ci permette di dare avvio poi alle settimane di Carnevale cittadino. Notizia che arriva da Palazzo Chigi: nel corso del Consiglio dei Ministri di quest'oggi si è discusso anche del disegno di legge per istituire a Roma il Museo del Ricordo in memoria delle vittime delle foibe. Andiamo in pubblicità, poi torniamo con altri servizi. Entriamo in studio. Come sarà trasportata la bara di Liliana Resinovic al laboratorio dell'Università di Milano, diretto dalla luminare Cristina Cattaneo, che dovrà eseguire la nuova autopsia sulla donna il 15 di febbraio, e con quali modalità di sicurezza per evitare il danneggiamento delle spoglie della donna ormai sepolte 2 anni fa al cimitero di Sant'Anna? Il punto nel servizio. Uno speciale cassone in zinco fungerà da avvolgimento di sicurezza per motivi igienico-sanitari e di tutela giudiziaria per la bara che contiene le spoglie di Liliana Resinovic, sepolta nel cimitero di Sant'Anna a Trieste 2 anni fa. Una prassi necessaria in considerazione del viaggio che dovrà affrontare il feretro. Quando si superano i 300 chilometri, questa modalità è obbligata. La nuova autopsia verrà svolta infatti all'Istituto di Medicina Legale di via Mangiagalli a Milano. La bara, una volta riesumata, sarà dotata immediatamente di questo involucro che fornirà una seconda sigillatura di sicurezza, consentendo la massima integrità del trasporto e azzerando i rischi di contaminazioni o manomissioni rispetto all'effettivo stato della salma. A garantire il trasferimento sarà un apposito furgone della ditta di pompe funebri che verrà scelta dal Tribunale di Trieste sulla base dei preventivi richiesti alle aziende in grado di garantire l'operazione. Tutte le fasi saranno realizzate sotto stretta sorveglianza della polizia, compreso il trasferimento a Milano con apposita scorta. L'operazione di riesumazione, stando a quanto appreso da Tele4, si svolgerà a stretto giro rispetto all'esame. La data più probabile è quella del 14 febbraio, cioè alla vigilia dell'autopsia. Ciò consentirebbe di far passare il minor tempo possibile fra estumulazione e indagine degli anatomopatologi, prassi sempre preferibile a livello scientifico. A quel punto bisognerà attendere le risultanze della serie di esami affidati all'equipe di Cristina Cattaneo, la docente di medicina legale che rappresenta ormai il punto di riferimento nazionale per inquirenti e procure per i casi più oscuri dei tempi recenti. Yara Gambirasio, Elisa Claps e Stefano Cucchi. Al suo team di esperti che fanno parte del Labanoff, il laboratorio di antropologia e odontologia forense dell'Università di Milano, è stato chiesto di accertare i tempi e le modalità della morte della donna trovata a cadavere nel boschetto di San Giovanni il 5 gennaio del 2020.
2022, ma scomparsa il 14 dicembre precedente. In particolare, dovranno trovare risposta anche i dubbi su quelle lesioni riscontrate sul cadavere. La risposta dei periti incaricati dal PM Maddalena Chergia dovrà arrivare entro 90 giorni. Bar e negozi sempre più nel mirino dei ladri, allarme a Trieste per furti e tentativi di furto, ma anche rapine come quella tentata alla gioielleria Orogemma. Vittime sono il bar Royal di via Carducci e il Goccia e Nero Caffè di via Udine. Non c'è pace per gli esercenti commerciali di Trieste. Nella notte fra domenica e lunedì, ignoti si sono introdotti nel bar Royal di via Carducci portando via tutto il fondo cassa con 400 euro. Nelle stesse ore qualcuno ha tentato di spaccare la vetrata di un altro bar, questa volta in via Udine. Ma andiamo con ordine. Era piena notte quando i ladri si sono avvicinati al bar che sorge all'angolo fra via San Francesco e via Carducci. I malintenzionati sono riusciti a smontare completamente la serratura dell'ingresso del locale. Poi sono andati diritti al bancone e hanno asportato l'intero fondo cassa per un bottino di circa 400 euro. Silenziosi e senza produrre altri danni, si sono allontanati facendo perdere le proprie tracce. La titolare del bar ha trovato l'amara sorpresa ieri mattina. Subito è scattata la denuncia alla questura. È intervenuta la polizia con la squadra scientifica. Nella stessa notte è stato preso di mira anche il bar Goccia Nero Caffè, che si affaccia su via Udine in campo Belvedere. Il titolare del negozio ha trovato la vetrina da danneggiata ieri mattina. Anche in questo caso è intervenuta la Polizia di Stato, però non è ancora chiaro se si sia trattato di un tentativo di furto o atto vandalico. Il proprietario del locale ha già provveduto a sostituire la vetrata. Ma a Trieste, tra gli esercenti commerciali, è ormai scattato l'allarme. Dai furti subiti dai negozianti e baristi di via Carducci e Largo Barriera alla tentata rapina alla gioielleria Orogemma, sempre in via Carducci, chi possiede attività commerciali va a dormire sempre con un occhio aperto. Non ce la facciamo più, bisogna fare qualcosa. Sono i commenti di alcuni di questi commercianti e baristi che condividono la paura di trovare brutte sorprese al mattino quando aprono il negozio, o peggio ancora, di trovarsi faccia a faccia con il rapinatore. Oggetti di vita quotidiana ricavati da un simbolo utilizzato per rivendicare diritti negati, presentato il progetto Ombrelle Rosse, che invita a riflettere sulle persone invisibili. Un incontro tra la cooperazione sociale, delle associazioni invece di sex workers in giro per l'Italia, in particolare a Trieste, perché a Trieste è nato il movimento, per raccontare, restituire alla città la ricchezza di un modo di mettere la diversità a valore. Il contesto importa e come. La mera enunciazione del progetto Ombrelle Rosse lascia intendere un ennesimo momento di riflessione, magari troppo paludato. Tutt'altro, stamani il padiglione M del Parco di San Giovanni è stato intelligentemente scelto quale luogo della presentazione dell'iniziativa finanziata dalla Regione. Intanto perché vi ha sede la Sartoria Sociale Lister, che ha promosso Ombrelle Rosse di concerto con C01, il Comitato dei Diritti Civili delle Prostitute e la Conferenza Permanente per la Salute Mentale nel Mondo, intitolata Franco Basaglia. Poi perché la stessa sede di Lister è un luogo bellissimo e coloratissimo, tutto da scoprire, di modo che ciò che avrebbe potuto essere terribilmente formale si è trasformato in una piccola scoperta. Il punto di partenza per Ombrelle Rosse è proprio l'ombrello rosso, scelto anni fa quale simbolo mondiale delle sex workers, quando alla Biennale di Venezia il Comitato dei Diritti Civili delle Prostitute e l'artista Tadej Podgazar lottavano per diritti e tutele. Abbiamo ripreso questi ombrelli per trasformarli in oggetti della vita quotidiana, quindi mantelline, frisbee, aquiloni, per raccontare di quelle vite che vengono troppo spesso stigmatizzate per le fragilità delle persone, per la precarietà della vita, per il senso di una differenza, e che invece possono restituire grande ricchezza nel momento in cui possiamo parlare di come la vita quotidiana, come gli oggetti della quotidianità. E gli ombrelli, rotti e recuperati, diventano in questo modo un percorso quotidiano di coinvolgimento per aprire possibilità creative, ma anche economiche, alle persone che vivono in contesti vulnerabili. Nel contempo sottolineano la necessità di non dimenticare i diritti negati e le vite invisibili.
Adesso con le immagini rivediamo il conferimento, la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria alla Brigata Sassari. Il grido di guerra della Brigata Sassari, Forza Paris, che andrebbe tradotto Forza Insieme, è risuonato più di una volta stamani in Consiglio Comunale durante la cerimonia di conferimento alla Brigata della cittadinanza onoraria di Trieste. Ricevere questa onorificenza dalle mani del sindaco è veramente un grande privilegio, quindi è stata un'accoglienza bellissima, una giornata di sole, una festa per la Brigata Sassari e per la cittadinanza di Trieste. La decisione del Comune rinsalda il lungo legame fra i Diavoli Rossi e la città, fatto di figure come Guido Brunner, Sergio Laghi, Aldo Brandolin, ufficiali triestini della Brigata di Ferro, medaglia al valor militare. I legami sono storici, risalgono alla Prima Guerra Mondiale, quando la Brigata combatté vicino agli altopiani del Carso, nella liberazione della trincea delle Frasche e della trincea dei Razzi. Dopo la Prima Guerra Mondiale le unità della Sassari sono state stanziate sul territorio di Trieste, proprio qui nella caserma Vittorio Emanuele III di via Rossetti. Quindi per tanti anni la Sassari è stata qui a Trieste, sia durante la guerra che dopo la guerra. La sala del Consiglio Comunale ha visto la presenza della comunità sarda triestina e non pochi, non solo fra di essi, hanno intonato alla fine della cerimonia l'inno stesso della Brigata e alcune canzoni appartenenti alla tradizione isolana. La cittadinanza onoraria è vista dalla Brigata Sassari anche come un ulteriore impegno verso Trieste, così esplicitato dal generale Messina. I legami storici vanno conosciuti, quindi la conoscenza è alla base di tutti. A tale scopo noi abbiamo portato la mostra del Museo Storico della Brigata Sassari qui a Trieste, che sarà visitabile per tutta la cittadinanza fino al 2 febbraio. Vi ricordo alle 18 l'appuntamento con Trieste in diretta e quindi il telegiornale alle 19:30. Buon pomeriggio, a più tardi.